Ti piacerebbe imparare una strategia per eliminare i pensieri negativi quando arrivano nella tua testa? Sì, io oggi te ne svelerò due. Benvenuto in Perle di Coaching, io sono Mauro Pepe e sono il mental coach di vincicolamente.it. In questo video ti svelerò due strategie per eliminare i pensieri negativi quando arrivano nella tua testa. Ti è mai capitato che stai facendo qualcosa di importante? Una gara? Un appuntamento di lavoro? Stavi studiando? Un esame? Un appuntamento personale importante. E mentre stavi concentrato lì a fare quello che era per te fondamentale fare bene, ti arriva un pensiero negativo del tipo: e se non ce la dovessi fare? E se ora sbaglio? E se ora, e se questa cosa dovesse andare male? Che succede? Magari ti inizi a immaginare che le cose vadano male e le tue prestazioni, la tua concentrazione va via e le tue prestazioni calano. Oppure ti è capitato che dovevi preparare qualcosa di importante, magari una gara importante, un esame, un appuntamento, un di lavoro, una qualsiasi cosa che per te è fondamentale. E mentre la fai sei pieno di dubbi, mentre la prepari sei pieno di dubbi, domande del tipo: e se questa cosa va male, poi dopo io ne pagherò le conseguenze, le pagherò in questo modo, questo modo e questo modo. E se va male per me potrebbe non esserci più la possibilità di fare questo. E che succede? Che tanti pensieri negativi mi permettono di costruire una realtà che ancora non è accaduta, poi del resto, quindi solamente una proiezione, che poi ti fa soffrire e soprattutto ti fa deconcentrare da quello che dovresti fare, che è preparare quell'appuntamento. Ti è capitato? Ovviamente sì. Perché? Perché siamo esseri umani. Capita a me, capita a te che stai guardando il video, capita a tutte le persone su questa terra. E capita per delle ragioni ben specifiche. È stata fatta una statistica che in un giorno, ad un essere umano, arrivano circa 70.000 pensieri e per la maggior parte delle persone il 60% è negativo. Ora andiamo a capire perché ci arrivano questi pensieri negativi. Per capirlo dobbiamo differenziare la nostra mente in due parti, la dobbiamo dividere in due parti, una mente consapevole e una mente inconsapevole, quindi una mente conscia e una mente inconscia. La mente inconscia è quella che ci permette di parlare, di capire quello che sto facendo in quel momento lì, di concentrarmi su qualche cosa, magari di far di conto. E ad esempio nel caso mio è quella che mi permette ora di costruire una comunicazione che sia fruibile per te che stai guardando. Per te la mente inconscia la utilizzi per cercare di capire quello che Mauro vuole comunicarti. La mente inconscia invece è come se fosse un supercomputer pieno 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 di programmi, oppure oggi come dovremmo dire più un super smartphone pieno di app, che c'ha tutte queste app che servono per fare delle cose. Ad esempio quando oggi io vado davanti a una porta, il mio inconscio già sa che bene o male questa porta avrà una maniglia e può entrare. Quindi non ho bisogno di pensare razionalmente cos'è questa porta, dov'è la maniglia, come devo fare. No, già so farlo, lo faccio. Mentre sto guidando non ho bisogno di pensare ad ogni piccola azione. Nel momento in cui ho imparato bene a guidare, certe cose sono diventate degli automatismi e la mia mente inconscia li gestisce normalmente. Ora però la mente inconscia ha un compito che è fondamentale e questo lo ha dalla notte dei tempi, da quando eravamo uomini e donne nella pietra, che è avvicinarci, darci la possibilità di capire che ci sta una situazione piacevole, quindi avvicinarci a qualcosa di piacevole, oppure allontanare qualcosa di doloroso, di pericoloso, pericoloso sia fisicamente che emotivamente, qualche cosa che potenzialmente ci potrebbe far male, sia fisicamente che emotivamente. Quando ci arriva un pensiero negativo, è proprio un campanellino che ci sta dicendo: ehi Mauro, quella situazione potrebbe essere pericolosa. Però ovviamente non sempre quel campanellino è utile, e a volte quel campanellino è dannoso perché mi fa perdere la concentrazione su quello che sto facendo. Quindi devo avere una strategia per eliminare subito quel pensiero negativo e rifocalizzarmi su quello che è importante per me. Andiamo a scoprire la prima strategia. Questa prima strategia è fatta da tre passi. Il primo passo è capire che non sei i tuoi pensieri, i tuoi pensieri sono solamente dei consigli. Il secondo passo è che accetta che ti arriva da un pensiero negativo e attenzione a non aggrapparti. La maggior parte delle persone, quando arriva un pensiero negativo, ci costruisce il film sopra. E se dovesse andare male? E se dovesse andare male, poi dopo devo parlare con quella persona e già inizia a pensare che è andato male e deve giustificarsi lì, deve comunicarlo a quell'altra persona che dovrà pagarne il prezzo per quell'altra situazione, avrà perso un'opportunità. Quindi costruisce proprio un film. È inutile. Cioè, se dovesse andare male, accetta che ti è arrivato il consiglio,
Per te è utile in quel momento gestirlo? No, lascialo andare. Come lo puoi lasciare andare? Magari immaginare che entra in una nuvola e va andando via. Ok, terzo passo, rifocalizzati sul qui ed ora. Rifocalizzati sul presente. Il presente è l'unica cosa che in quel momento là conta davvero. Quindi questa prima strategia, i tre passi sono: uno, capire, tu non sei i tuoi pensieri, ma i pensieri sono solamente dei consigli. Accettali per come sono, non ti aggrappare, quindi lasciali andare. Tre, rifocalizzati sul qui ed ora. Seconda strategia, sempre fatta da tre passi, è un po' più divertente. Il primo passo è prendi consapevolezza e accetta che sono arrivati i pensieri, che ti è arrivato questo pensiero negativo, un po' come la prima strategia. Una volta che hai accettato il pensiero, scrivi, immagina di scriverlo su un pezzo di carta e di bruciarlo. Terzo passo, fondamentale, riformula quel pensiero negativo in forma positiva, o meglio, in maniera produttiva. Ad esempio, se il pensiero negativo è se dovesse andare male, io lo posso riformulare con qual è l'opportunità che ho domani in quell'appuntamento? Oppure cosa posso fare ora affinché questa cosa vada davvero bene? Su cosa mi devo concentrare affinché sia davvero determinante? Oppure qualsiasi altra domanda che diventa produttiva. Ok? Quindi di questa seconda strategia i tre passi sono: uno, prendere consapevolezza del pensiero negativo; due, immaginare di scriverlo su una carta e bruciarlo; tre, riformulare il pensiero negativo in forma positiva, o meglio, in forma produttiva con una domanda vincente. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e condividilo. Se hai qualche domanda da farmi, scrivila nei commenti. Io ti do un abbraccio e al prossimo video. Ciao!